Le sfide del 2016 sono un po' il proseguimento dell'attività che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni. AirPlus festeggia appunto 10 anni dall'apertura dell'ufficio in Italia e 25 anni a livello mondiale. Sono quella della possibilità, dare la possibilità alle nostre aziende, le aziende che pagano il business travel con AirPlus, di avere un'accettazione la più estesa possibile. Quindi questo lo stiamo sviluppando soprattutto attraverso le partnership. Ad esempio, un aspetto fondamentale del 2016 sarà lo sviluppo e l'accettazione di Trenitalia. Quindi ormai sul mercato nazionale le ferrovie sono diventate un aspetto fondamentale con l'alta velocità, hanno in buona parte soppiantato quello che è il volume domestico e quindi i nostri clienti da anni chiedevano questo. Finalmente, proprio con un'attenzione particolare alle partnership, siamo quasi in dirittura finale per l'accettazione contro l'Italia. Quindi questo darà una svolta al nostro prodotto e a quella che è la possibilità dei nostri clienti. Un altro aspetto proprio a tutto tondo sono le partnership nell'ambito autonoleggio e anche nella gestione degli hotel. Gli hotel sono la seconda voce di spesa delle aziende e quindi ci stiamo spostando con le nostre carte virtuali AIDA sull'accettazione estesa e anche la gestione del recupero dell'IVA sul volume nazionale. Queste saranno un po' le sfide più evidenti. Ci sono sfide di più a lungo termine come quella del mobile, sul quale tutte le aziende si stanno spostando e anche AirPlus è pronta. Stiamo cercando di renderla funzionale e adottabile all'interno delle aziende. Le aziende vivono questa differenza tra quello che sono il consumatore che utilizza il mobile tutti i giorni e in azienda si fa più difficoltà. Noi vogliamo portarla, rivolgendoci a un target esclusivamente di azienda, vogliamo portarla all'interno delle aziende per renderle fruibile come tutti noi lo abbiamo nella vita di tutti i giorni anche sulle aziende.